La tradizione è evoluzione e questo io l'ho capito semplicemente osservando e toccando con le mani, ho avuto questa fortuna, la collezione di mio padre che abbracciava 400 anni di storia. Qui ho imparato che il 600 non copiava il 500 non copiava il 4 non copiava il 3. La tradizione si evolve, io considero il mio lavoro tradizione, io sento di portare la storia dentro. Mio padre, pur essendo fotografo, come il nonno e il bisnonno, collezionava ceramiche antiche. Molto spesso, dopo cena, si sparecchiava la tavola e mio nonno e mio padre cominciavano a rimettere insieme questi frammenti e questo mi affascinava perché lo presi come un gioco. Nel senso, sai, quando sei piccolo, 9-10 anni, volevo essere più veloce di loro a trovare i pezzi che si ricomponevano. Nella fase di restauro, ossia questi pezzi venivano rincollati, la parte mancante veniva integrata con del gesso, a cui veniva applicato un colore neutro in questo gesso, non veniva ricomposta anche la decorazione. Io chiesi a mio padre un giorno, posso provare a provare a fare il pezzo che manca? E così mi sono ritrovato con le chiavi del mio primo studio all'età di 12 anni. È dura sta creta. Questo non è altro che un metodo di mescolarla. Il confronto con altri ceramisti mi ha arricchito e mi ha fatto capire che era fondamentale arrivare ad un linguaggio proprio. Può arrivare anche naturalmente, insomma, non è che deve essere un processo che ti metti lì. Io credo, nel caso mio è stato naturale. Quando tu arrivi a un bagaglio tecnico che ti permette di lavorare senza pensare tecnicamente, a quel punto puoi improvvisare come un buon musicista. Insomma. Quando tu sei padrone della tecnica, se io non devo pensare per fare un pezzo tecnicamente, allora ho quella libertà che mi permette di dare un senso diverso, capito, al lavoro. L'arte ha bisogno di un pubblico, ha bisogno di un pubblico che guardi e che veda e sia di acquirenti. È chiaro che internet, i social network e piattaforme che sono studiate appositamente per proporre prodotti, chiamiamoli, o del genere, sono estremamente importanti e sono diventati, penso, necessari anche per la sopravvivenza di qualcuno come me, no? Che vive in un posto abbastanza isolato, ma che credo abbia bisogno di mezzi del genere, di usare mezzi del genere, di adeguarsi ai tempi, insomma. Credo in questa possibilità che un artista possa realizzare una mostra online del proprio lavoro. È ovvio che ci sono delle limitazioni perché tu non puoi toccare il pezzo realmente e anche le foto ed i colori saranno non come dal vivo, no? Però ci sta un'altra serie, capito, di aspetti positivi come le visualizzazioni, l'accesso ad un pubblico, capito, enorme, e quindi sicuramente credo che uno possa creare interesse. La gente ha bisogno di arte, ma non ne è consapevole la maggioranza. Forse non,
non si rende conto di quanto magari un quadro dentro casa ti può aiutare. Se l'arte ha bisogno di network, tutto si evolve, insomma.